La storia che a breve ascolterete è uno dei casi paranormali più terrificanti e documentati mai accaduti. Vittima fu la famiglia Hodgson, composta da Peggy e le figlie Margaret, Janet e i figli Billy e Johnny. Tutto accade a Enfield. I primi fenomeni paranormali risalgono al 30 agosto 1977. La piccola Janet e suo fratello Johnny rimasero svegli tutta la notte perché il letto si muoveva da solo. Ma Peggy non diede peso alla cosa. Ma la notte seguente la situazione si ripeté e Peggy invitò i bambini a smettere di giocare. Appena spense la luce, iniziò a sentire dei strani passi, descritti come rumore di pantofole. E dopo qualche minuto, una cassettiera di rovere iniziò a muoversi da sola. Peggy tentò di rimetterla al suo posto, ma il mobile si trascinò da solo fino a bloccare la porta. Incredula Peggy tentò di nuovo di spostarla, ma non ci riuscì. E nello stesso momento, violenti colpi colpirono le pareti. Terrorizzata, Peggy corse con i figli dai vicini. I coniugi Nottingham, e proprio Vic Nottingham, si recò nella casa pensando a un'intrusione. Non trovò nessuno, però udì i colpi alle pareti e in seguito chiamò la polizia. L'agente Caroline Hips rilasciò una dichiarazione ufficiale raccontando di aver visto una sedia muoversi da sola. I fenomeni sembravano non cessare, anzi aumentarono sempre di più. Peggy, spaventata, confusa, non sapendo cosa fare, decise di rivolgersi alla chiesa e anche alla stampa, che accettò subito di aiutarla. Due giornalisti del Daily Mirror, il reporter Douglas Benz e il fotografo Graham Morris, si precipitarono a visitare la casa. Durante la prima visita non succede nulla, ma appena uscirono i colpi tornarono più forti di prima. Graham Morris, rientrando, provò a fotografare dei mattoncini Lego che fluttuavano nell'aria. Uno lo colpì sulla fronte. Vista la situazione disperata, si aggiunse anche la SPR, una società che studia i fenomeni paranormali in modo scientifico. L'orrore fu documentato da Maurice Gross, che fu testimone di eventi paranormali scioccanti, come la levitazione di oggetti e altri fenomeni come biglie che cadendo non rimbalzavano. Il 12 settembre, Guy Playfair, un altro membro della SPR, si aggiunse in supporto di Maurice. I due notarono che il rumore si spostava ogni volta che loro si avvicinavano. E raccontarono di aver visto divani che galleggiavano in aria e latrati di cani in tutta casa. Una volta Maurice Gross, il vicino, udirono delle urla strazianti. Corsero a vedere cosa stava succedendo e videro Margaret Hodgson in piedi in una strana posizione, che piangeva e urlava: I can't move. It's holding my leg. Non riesco a muovermi. Mi trattiene la gamba. Riuscirono a muoverla, ma solo dopo tanti sforzi. La situazione peggiorò sempre di più. La piccola Janet, durante il sonno, veniva colpita. A quel punto i ricercatori decisero di provare a rimuovere tutti gli oggetti presenti nella stanza per vedere cosa succedeva. Però, in un'altra stanza, un pezzo di camino si staccò completamente dal muro. Nel 1977 viene scattata questa foto come prova di fenomeni di levitazione. Ovviamente questo non bastò per evitare critiche. Altri testimoni, però, affermavano di aver visto Janet levitare. La vicenda più terrificante di questa storia è senza dubbio un'intervista fatta a Janet. La sua voce cambiò totalmente, assunse un tono inquietante, rauco,
era la voce di un uomo che disse di chiamarsi Bill Wilkins, ovvero un uomo che abitava in quella casa anni prima. Sono diventato cieco e ho avuto un'emorragia. Mi sono addormentato e sono morto su una sedia al piano di sotto. Queste furono le parole dette da Janet. L'accaduto fu confermato da Terry Wilkins, figlio di Bill. Ma anche questa testimonianza fu criticata. Secondo alcuni scienziati, la voce di Janet fu prodotta sforzando le corde vocali. Questo caso diventò così famoso che attirò l'attenzione anche dei Warren, i due famosi demonologi. La stessa Lorraine Warren affermò più volte di aver visto Margaret e Janet levitare. E affermò anche di aver visto Janet teletrasportarsi da una stanza all'altra. Siamo nella fase finale del video, però prima vorrei dirvi un paio di cose. Questa storia ha sollevato tantissime critiche. C'è chi crede e chi non crede. Una studiosa della SPR, Anita Gregory, affermò che tutto fosse una montatura, fornendo un video in cui si vede Janet piegare un cucchiaio e saltare giù dal letto. Anni dopo Janet fu di nuovo intervistata, dicendo che gli episodi paranormali a volte c'erano e a volte non c'erano. E quando non c'erano, alcuni eventi sono stati simulati, ma solo per dar credito a ciò che stava accadendo, dato che gli Oxon erano al centro di molte critiche. Un giornalista chiese a Janet quanto degli eventi paranormali sono stati simulati. Lei rispose solo il 2%. Questo significa che il 98% erano veri. E se anche a volte sono state costrette a fingere, era solo per proteggersi. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo al prossimo video. Se siete nuovi e vi è piaciuto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati.